Salve YouTube e benvenuti alla classifica meno seria di Gamesquare.it, la GOT 5. Ad ogni puntata una classifica di 5 posizioni in maniera crescente sulle stranezze dei videogiochi. Per questa puntata niente poco di meno che i migliori colpi alle palle. Per tutti gli utenti maschili, stringete i denti e buona visione. Torniamo indietro nel 2007 di una generazione di console con il gioco Stranglehold, realizzato insieme al regista action John Woo, che ci mostra come un proiettile nelle zone intime non possa far certo bene. La quarta posizione viene guadagnata di diritto dal terzo capitolo di Saints Row. Il gioco di THQ ci permetteva non solo di colpire gli zebedei dei nostri nemici, ma anche di aumentare i punti del nostro profilo grazie a un comodo obiettivo che in Italia era chiamato Hai alle mie palle, in America era Oh my balls. Terza posizione per uno degli eroi più amati dai giocatori della vecchia guardia, Duke Nukem. In Duke Nukem Forever, uscito nel 2011 dopo 14 anni di attesa, avevamo la possibilità di umiliare in modi molto particolari i nostri nemici. Nonostante il titolo non fosse esente da difetti, trovate voi un videogioco dove avete la possibilità di trasformare un orribile mostro alto 5 metri in un soprano. Devi mangiare saette e cacare fulmini! Secondo posto per l'ultimo capitolo della serie Sniper Elite, in cui potremmo sbizzarrirci ed uccidere i nemici in ogni modo. C'è da dire però che vedere un proiettile infilzare i marron glacé di un povero tizio qualsiasi in slow motion non è di certo bello, almeno per noi maschietti. Prima posizione per Mortal Kombat X. C'è davvero poco da dire in questo caso. Termina qui la prima puntata della classifica meno seria fatta sui videogiochi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e condividetelo. Per recensioni, speciali e news vi invito a visitare gamesquare.it. Un saluto da Gabriel Kennedy 47 e arrivederci alla prossima puntata della GOT 5.